tempo all'ingegner Coccato e poi alla dottoressa Pallotti. Prego. Grazie dottoressa Corbelli, tocca a me sempre inserirmi, adesso mi inserisco tra due signore dopo un intervento un attimino così particolare, per cui non dirò nulla di tecnico, ma non dirò nulla neanche di politico, nel senso che io ho la responsabilità di questo studio, e non mi avete mai visto, ma è proprio per questo che ho la responsabilità, perché alla fine vanno nel territorio, sono presenti nel territorio i miei colleghi assieme ai tecnici della Autorità di Bacino. Il lavoro che stiamo facendo e che continua è proprio questo, cercare di modificare l'approccio che finora è sempre stato applicato su queste cose. Oggi alla fine abbiamo sentito le illustrazioni e anche avvalorato il processo di concertazione che ruota attorno alla definizione di una serie di interventi. E il mio tentativo, assolutamente concordato con la Trattata di Bacino, era quello di evitare, che infatti nessuno di noi ha parlato di interventi, perché non è il momento di parlare di interventi. Però se questo approccio non viene capito, si genera l'effetto opposto. Hanno pensato, hanno deciso e non ci dicono. Allora, non è così. Stiamo lavorando per arrivare a soluzioni. E come giustamente ha detto la dottoressa Corbelli, non è che nel momento in cui si arriva a delle soluzioni qualcuno casca dall'albero. No, non può essere così, perché le sedi, i momenti di incontro, il lavoro che viene fatto, perché sono venuti o vi hanno chiesto di venire a casa vostra, ci avete tutti accolto, okay, a parlare di questi aspetti, o vengono colti o sono opportunità perse. Quindi, siccome, ahimè, in un momento in Italia un po' particolare, mi tocca fare anche l'imprenditore, sinceramente se io sto a casa, probabilmente guadagno di più, ma se io sto a casa, non vengo scelto per fare questo lavoro. Per cui, sinceramente, veramente con lo spirito più costruttivo possibile, veniteci dietro. Tutte le vostre istanze, tutte, sono state e verranno verbalizzate, sottoposte all'attenzione della autorità di bacino, valutate assieme ai tecnici della regione, per arrivare a qualcosa di concreto da realizzare. Poi sulla necessità di finanziamenti o meno, sottolineo un piccolo aspetto. In Italia non abbiamo finanziamenti, non è vero. In Italia non abbiamo progetti, non abbiamo idee, perché quando si arriva a portare qualcosa di condiviso, lo si fa. Lo si fa. Ok? Quindi questo è il mio contributo. Grazie.